Non so se avete mai sentito parlare del catalogo Messier. Si tratta del primo catalogo mai creato degli oggetti Deep Sky. Per oggetti Deep Sky si intendono fondamentalmente tutti quegli oggetti che stanno al di fuori del sistema solare, quindi per esempio galassie, nebulose, ammassi aperti, ammassi globulari. Charles Messier, questo astronomo francese che era un cacciatore di comete, ha catalogato questi primi 110 oggetti appunto del profondo cielo. Oggi si usano dei cataloghi molto più completi, composti anche da migliaia, decine di migliaia di oggetti. Però Messier ha appunto il merito di aver fatto questo primo catalogo che contiene gli oggetti più brillanti del profondo cielo. Quindi si tratta di un catalogo abbastanza importante. Quello che vi proponiamo in questo video è una sorta di micro documentario, diciamo, sulla maratona Messier che andremo ad effettuare questa notte. Che cos'è la maratona Messier? La maratona Messier consiste sostanzialmente nell'osservare 110 oggetti del catalogo Messier in una notte sola. Il termine maratona in particolare è un termine abbastanza accurato perché noi partiremo all'incirca dalle 8:30 a fare osservazione e osserveremo per circa 9 ore, quindi finiremo verso le 5:30 del mattino o verso le 6. E quindi si tratta di fare 110 oggetti nell'arco di 9 ore, il che significa fare circa 5 minuti di osservazione ad oggetto. Quindi capite bene appunto che il termine maratona è abbastanza azzeccato. Questa è la prima volta che facciamo questo tipo di attività. Noi non abbiamo idea di come potrebbe andare, potremmo finire con 40 oggetti osservati, 70, 100, però insomma vediamo dove arriveremo domani mattina. Innanzitutto dovevamo scegliere il giorno per la maratona Messier. Non si può fare in qualsiasi notte dell'anno, ci sono pochissime notti in cui questo tipo di attività è fattibile. Noi in particolare abbiamo scelto domenica, la notte fra domenica 27 marzo e lunedì 28. Si tratta di un giorno ideale sia per la Luna che non è ancora luna nuova, ma sorge molto tardi e sarà solamente uno spicchietto di luna, e anche l'ideale, diciamo, per certi oggetti a inizio serata che saranno piuttosto bassi ad ovest. Purtroppo c'è da dire che il tempo oggi non sembra essere particolarmente clemente perché ci sono un po' di velature e soprattutto c'è tanta foschia, e con la foschia non siamo sicuri, insomma, che gli oggetti particolarmente bassi sull'orizzonte saranno effettivamente osservabili. Senza contare che la foschia aumenta a dismisura un problema che noi abbiamo costantemente qui all'Osservatorio di Campo dei Fiori di Varese, cioè quello dell'inquinamento luminoso. Noi abbiamo tutto l'orizzonte sud che è sopra la pianura padana e quindi è illuminato dalle luci di Varese, dalle luci di Milano e via dicendo. E la foschia aumenta molto questo inquinamento. Di conseguenza tutti gli oggetti a sud sarà una bella sfida osservarli. Ovviamente per fare questa maratona Messier abbiamo dovuto creare una scaletta di oggetti da osservare a ogni determinato orario, in modo tale da riuscire a starci con i tempi. Noi in particolare abbiamo usato una scaletta già compilata, abbiamo fatto alcune modifiche e in particolare la parte difficile della maratona sarà a inizio serata, quindi verso le 8:30 di sera, e a fine nottata, quindi verso le 5:30/6 del mattino. A inizio serata dovremo osservare degli oggetti particolarmente bassi ad ovest e parliamo in particolare per i più esperti di M77, M74 ed M33, tutte galassie, davvero molto deboli e molto basse. A fine nottata dovremo osservare tutti gli oggetti a sud-est, quindi gli oggetti ad esempio del Sagittario, che gli oggetti dell'Acquario, del Pegaso e via dicendo. E lì, in particolare, a fine nottata, ci sarà una grande densità di oggetti da osservare, quindi lì dovremo essere particolarmente veloci. Poi dovevamo scegliere la strumentazione per fare la maratona Messier. Useremo un buon numero di strumenti. Abbiamo due C11, che sono due Schmidt-Cassegrain da 28 centimetri circa di diametro, strumenti davvero molto performanti, soprattutto sugli oggetti deboli. Poi abbiamo anche due binocoli
quindi due binocoli molto di diametro abbastanza importante per osservare invece gli oggetti magari un po' più grandi per avere insomma degli strumenti a grande campo. E diciamo abbiamo anche un ultimo strumento, un piccolo C8, quindi sempre uno spiccastegre, ma questa volta da soli 20 centimetri, bonus, visto che saremo in diversi, insomma, a fare questa maratona Messier. In più vorremmo anche fotografare questi oggetti, non vogliamo fare delle foto, diciamo, particolarmente elaborate, ma vorremmo avere almeno un'immagine per ciascun oggetto osservato, in modo tale da avere una sorta di prova della nostra osservazione. Per farlo useremo la strumentazione della nostra cupola più piccola, in cui ci ha montato un C14, quindi uno Schmidt-Cassegrain da 35 cm circa. In parallelo c'è un piccolo rifrattore apocromatico da 70 mm a corto fuoco che ci servirà per fotografare gli oggetti più grandi, come per esempio la galassia di Andromeda, M31, oppure M42, la nebulosa di Orione. Come camere di ripresa invece useremo una semplice reflex 800D al fuoco del C14, mentre invece sul rifrattorino a corta focale useremo una webcam per astronomia, una QHY294C, che è una camera raffreddata pensata apposta per l'uso astronomico. Bene, allora, questi sono, diciamo, l'ultima mezz'ora, diciamo, prima dell'inizio della maratona. Qui abbiamo già montato tutti gli strumenti, come potete vedere, però purtroppo c'è da dire che il tempo non è troppo clemente perché tutto l'orizzonte a nord-ovest è praticamente completamente coperto e in generale c'è tanta foschia, quindi purtroppo mi sa che gli oggetti deboli e bassi non saranno visibili. Vediamo un po' come va. M45 adesso si vede, anche M42, abbiamo iniziato la maratona Messier. Sono delle 22:35. Quindi, allora la partenza è stata un po' confusa in realtà, nel senso che tutta la parte dell'orizzonte a ovest era praticamente contemporaneamente chiara e con foschia. Quindi, in realtà, i primi oggetti della serie non siamo riusciti a vederli perché erano praticamente invisibili. Abbiamo inquadrato il campo, erano lì dentro, ma gli oggetti erano completamente invisibili, quindi li abbiamo saltati. Da quando il cielo piano piano è diventato più buio, anche noi piano piano abbiamo cominciato a ingranare meglio con gli strumenti, sull'organizzazione, siamo riusciti a partire molto più spediti e quindi adesso siamo praticamente alla seconda metà della seconda tappa. Sì, seconda metà della seconda tappa e È tutto giusto. sommato sta andando abbastanza bene, nel senso che il cielo si è liberato dalle poche nubi che c'erano inizio serata, c'è purtroppo molta foschia, però tutto Soprattutto, esatto, sommato, soprattutto sud-sud-est. soprattutto sud e sud-est, però tutto sommato gestibile, siamo anche riusciti ad osservare degli oggetti molto deboli, anche di decima magnitudine, Esatto, che è quindi ottimo. procede anche la parte fotografica di cui qua si sta occupando il buon Che Luca, sta registrando. che sta registrando, esatto, sta andando abbastanza bene e E niente. niente, no, appunto, siamo anche in orario perché la seconda tappa come fine adesso a memoria è le 23, o le Sì, 23:30. una cosa del 23 genere. 23:30 siamo nella seconda metà della seconda tappa, quindi direi che siamo perfettamente in orario anche su quello. Anche questo buono, ottimo, perché il fatto che il cielo era stato chiaro per tanto tempo ci ha fatto arrivare molto in ritardo con la prima tappa. E quindi il Sì. fatto di essere riusciti a recuperare, anche grazie al fatto che abbiamo più strumenti, quindi in realtà stiamo parallelizzando, diciamo, l'osservazione con più strumenti contemporaneamente, cercare più oggetti differenti, e quindi siamo anche in perfetto orario, che è ottimo. Bene, allora, aggiornamento dell'1:20 del mattino. Diciamo, non è andata benissimo questa seconda fase perché abbiamo dovuto puntare degli oggetti verso sud, dove c'è molta foschia e quindi il cielo è praticamente bianco a causa dell'inquinamento luminoso.
E quindi ad esempio tutte le galassie del gruppetto della Vergine ne abbiamo osservata qualcuna adesso, 4-5, ma in totale lì ci sono tipo 16 oggetti messi, una roba del genere, esatto. E ne abbiamo visti davvero pochissimi. Diciamo che adesso nelle ultime, come si dice, nell'ultima mezz'ora 40 minuti, con il fatto che il cielo si è alzato, si è spostato un pochino, questi oggetti si sono alzati, si sono spostati dalla zona della pianura padana che noi abbiamo a sud-est, e quindi sono molto più visibili. Adesso stiamo riuscendo a far saltare fuori piano piano tutte le varie galassie del gruppetto della Vergine, che prima invece erano praticamente invisibili. Aggiornamento delle 3 del mattino più o meno, abbiamo, vabbè, la situazione in realtà più o meno è la stessa, nel senso che abbiamo riprovato ad osservare alcuni oggetti del gruppo della Vergine, ma il cielo non ci ha aiutato. Adesso sta sorgendo un po' di roba, tipo il cigno, la lira e via dicendo. E quegli oggetti siamo riusciti sostanzialmente ad osservarli tutti, da M57, M13 e via dicendo, e adesso arriva sostanzialmente la fase più rognosa, cioè il Sagittario e tutti gli oggetti del centro galattico, fondamentalmente, perché adesso sorge il centro della Via Lattea a sud, a sud-est. Allora, aggiornamento delle 5.40 circa, oramai siamo praticamente alla fine della maratona, non è andata benissimo per quanto riguarda tutti gli oggetti che stanno a sud, però qualcosa insomma abbiamo fatto. Per quanto riguarda invece la parte fotografica, quindi la fotografia di ciascun oggetto Messier tramite la strumentazione nella nostra cupola minore, abbiamo praticamente ultimato ogni oggetto. Adesso Luca sta finendo le pose dell'ultimo, e fra poco usciremo a vedere l'alba, se diciamo sopravviveremo al freddo che c'è in questo momento. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa maratona Messier. Oggi siamo al giorno dopo, lunedì 28 marzo, sono le 4:30 del pomeriggio, abbiamo fatto qualche ora di sonno, ci siamo svegliati verso 1:30 circa, perché siamo andati a dormire di fatto alle 7 del mattino, e abbiamo fatto quindi la conta degli oggetti che abbiamo osservato, qua ho l'elenco completo, e abbiamo concluso in totale con 78 oggetti osservati in visuali telescopi, che tutto sommato per le condizioni della serata e per diciamo anche essere la nostra prima maratona Messier, direi che non c'è male. Sicuramente siamo stati un po' svantaggiati dalla foschia che avevamo a tutto l'orizzonte sud. Infatti abbiamo perso sostanzialmente molti oggetti dell'ammasso della Vergine, e gli altri oggetti che ci siamo persi sono stati fondamentalmente gli oggetti bassi del Sagittario e dello Scorpione. Però tutto sommato 78 oggetti, direi che ho un buon bottino, insomma, come prima maratona Messier. Sicuramente si può migliorare qualcosa per l'organizzazione di questa maratona Messier. Noi l'abbiamo fatta qua in Osservatorio a Campo dei Fiori a Varese, che è un posto diciamo molto comodo, perché punto primo possiamo usare la strumentazione dell'osservatorio, quindi strumenti molto performanti soprattutto sugli oggetti poco luminosi, e abbiamo anche il vantaggio di avere l'orizzonte libero praticamente in tutte le direzioni. Lo svantaggio principale è il fatto che su tutto l'orizzonte sud noi abbiamo il bagliore della pianura padana, quindi può essere magari un'idea per una prossima edizione della Maratona Messier
chi lo sa, magari farla in qualche luogo con un minore inquinamento luminoso e quindi un cielo decisamente più buio. Vediamo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di avervi perlomeno incuriosito a provare, per chi è interessato all'astronomia, a fare, perché no, la Maratona Messier. Secondo me è un'esperienza molto interessante, perché si vede nell'arco di una sola notte passarti sopra la testa il cielo praticamente di tutto l'anno, vedi praticamente tutte le costellazioni. E poi c'è sempre questo spettacolo molto, molto bello del vedere proprio di partire con la maratona quando il sole scende sotto l'orizzonte e finire la maratona quando vedi il sole che finalmente sorge a est. Senza contare che la Maratona Messier è anche un'attività molto educativa, diciamo, per chi vuole iniziare ad osservare il cielo e quindi vuole prendere, diciamo, vuole prendere consapevolezza con gli strumenti su come si punta un oggetto debole di magnitudine, molto bassa, e come riconoscere le costellazioni e via dicendo. Spero ancora che questo mini documentario vi sia piaciuto, spero sia riuscito bene, spero di avervi incuriosito e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con l'osservatorio e alla prossima maratona.